E ora restiamo ad Ancona dove è in corso il Consiglio regionale, un momento in cui l'intero Consiglio si ferma per ricordare i 15 nomi delle vittime di femminicidio nelle Marche dal 2017 ad oggi. Vado quindi a collegarmi con la nostra Daniela Gurini, che è in compagnia della Presidente della Commissione Pari Opportunità, Maria Lina Vittorini. Buongiorno a entrambe. Buongiorno, buongiorno a te Jessica. Sì, con la Presidente della Commissione Pari Opportunità, questa mattina è stata chiamata in Consiglio regionale proprio per fare un protocollo d'intesa, ma soprattutto per ricordare quali sono le vittime. Insomma, una giornata importante quest'oggi in Consiglio. Oggi abbiamo presentato il rapporto dell'anno precedente, quindi 20 e 21, proprio sulle vittime di violenza e vediamo che la situazione non è confortante. Purtroppo anche la Regione Marche è avvilita da questi tristi episodi. Poi speravamo di poter dire che i femminicidi erano stati soltanto due, invece, come abbiamo saputo, ce n'è un altro proprio di 2 giorni fa, terribile, che è quello della povera Maria Bianchi. E la cosa sconfortante è che tutte queste donne che sono vittime di violenza sono state uccise proprio per mano di un partner, ex partner, amico, parente, cioè in un ambito affettivo familiare. Questo è terribile proprio perché quelle che dovrebbero essere i luoghi sicuri, quindi le mura domestiche, sono i luoghi che sono i meno sicuri attualmente. Abbiamo riportato dei numeri che sono numeri alti e abbiamo voluto leggere questi nomi perché in 5 anni, proprio nelle Marche, sono morte 15 donne, proprio 15 femminicidi orribili, abbiamo voluto ricordarle leggendo quindi nomi e cognomi affinché queste donne, che sono delle eroine, perché dietro di loro appunto c'erano delle storie terribili. Sappiamo che la violenza è multiforme, quindi la punta dell'iceberg è il femminicidio, ma ci sono molte forme di violenza, non solo fisica e sessuale, ma anche psicologiche, che logorano ancor più dell'altra. Storie terribili, speriamo quindi, cioè auspichiamo che avendo letto questi nomi, avendo riportato questi dati, tutte le istituzioni, e dico tutte, si impegnino sempre di più a lavorare in tal senso per questo contrasto. La Commissione Pari Opportunità che rappresento, formata da 21 donne, sta lavorando proprio su questo fronte. Ho ringraziato pubblicamente anche la Giunta regionale perché, e dico perché questo glielo dobbiamo consentire, cioè ha raddoppiato le risorse proprio per la Commissione quest'anno. E hanno permesso che un territorio marchigiano, quindi da Gabice fino a Acquasanta Terme, sia davvero attivo su questo fronte del contrasto contro le vittime di violenza. Auspichiamo quindi che l'anno prossimo i numeri siano diversi da questi di quest'anno. Ecco, grazie a Maria Lina Vitturini, Presidente della Commissione Pari Opportunità. Oggi tanti ringraziamenti, i nomi sono stati fatti, ma soprattutto le iniziative, tantissime, perché la Commissione si sta adoperando anche per fare dei corsi destinati e dedicati alle donne, anche per il recupero degli uomini autori di violenza. Insomma, tante saranno anche le iniziative e noi ve le racconteremo strada facendo. Per il momento restituisco la linea a te. Grazie, grazie alla nostra Daniela Gurini.